Allora, eccoci qua con il Man of the Match offerto da tabacchi da Irina. Sei contento? Sì, molto. L'anno scorso è stato il Man of the Match, l'ultima col Viareggio che siamo usciti dalla Final Four. Quest'anno vincerlo finalmente qualificandoci è bello, una bella rivincita per la squadra ovviamente. Assolutamente. Comunque ho notato sempre fin dall'inizio della stagione un bel clima nello spogliatoio, ho commentato questa cosa qua. Sì, il clima è veramente bello e è bello vedere che c'è un ragazzo di 16 anni come Andrea e un ragazzo di 40 fatti ieri come Davide, che nello stesso spogliatoio e tutti siamo uguali alla fine, no? Uno è campione d'Europa, uno è all'esordio il primo anno in A2, siamo tutti uguali. E stasera si è visto, perché a Prato abbiamo fatto veramente fatica con la zona e l'abbiamo preparata benissimo e cercando di sbloccarla per provare a fargli andare a uomo, e è andato tutto come abbiamo preparato in settimana, quindi già questo vuol dire che la squadra viene a allenarsi come si va a lavorare, è la cosa migliore. Gol veramente ben fatti, ben preparati, ripetuti, e poi dopo è venuto fuori il gol. Sì, la zona ormai è così, è difficile già di per sé attaccarla, poi ormai la fanno più due o tre squadre penso in Europa, e quindi non si è neanche abituato, no? Devi cambiare tutta la settimana, prepararla, è noioso, è faticoso, però evidentemente ci è servito da lezione aver vinto a 3 minuti dalla fine, poteva compromettere tutto. E oggi siamo entrati anche senza Davide con un'altra testa, abbiamo mangiati per 50 minuti e è quello che dobbiamo fare da qui in avanti. Di qui fino alla fine del campionato proprio, qui tirare proprio dritto, speriamo. Assolutamente, ma playoff compreso.